L'obiettivo del progetto di ricerca EVOS in Space è studiare l'influenza dell'esposizione alla microgravità e alle radiazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sulle caratteristiche chimico-fisiche, sensoriali, nutrizionali, salutistiche dell'olio extravergine d'oliva made in Italy. Quello che non riusciamo a volte a fare sulla Terra, forse la faremo a livello di stazione sperimentale, nel senso che noi sappiamo che l'olio purtroppo teme già sulla Terra dei nemici che sono l'ossigeno, il calore e la luce. Vogliamo capire se la degradazione a parità di condizioni nello spazio è più veloce o addirittura migliorativa. Questo è tutto da scoprire, ancora nessuno lo sa. Perché le proprietà antiossidanti dell'olio sono importanti per gli astronauti? Beh, perché loro, come tutti noi per la verità, ma loro in quelle condizioni così difficili hanno bisogno di alimentarsi correttamente, quindi le sostanze antiossidanti, i polifenoli aiutano a mantenersi in forma e a combattere i radicali liberi, tutta una serie di elementi positivi sulla salute umana che ci auguriamo naturalmente che possano aiutare anche nella quotidianità gli astronauti che sono pur sempre degli sportivi all'ennesima potenza. In Nuovo Space andiamo a studiare semplici processi biologici della fertilità femminile in condizioni appunto di microgravità. Quindi quello che noi vogliamo andare a analizzare è se ci sono dei cambiamenti. Poi andremo a studiare anche la morfologia di queste cellule, quindi se rimane la loro forma, diciamo, se resta uguale alle condizioni on ground o se varia, e quindi anche il citoscheletro, che è come se fosse la parte scheletrica di una cellula. Per farlo avete spedito in orbita, o spedirete in Spediremo in orbita? orbita le cellule di Teca granulosa, quindi cellule del follicolo prelevate da ovaio di bovino. Andremo proprio noi a Mattatoio a prendere queste ovaie, come stiamo già facendo, le metteremo in coltura e le porteremo poi alla NASA per farle spedire. A questo campo si associa tutto anche il futuro di insediamenti permanenti o semipermanenti su Luna e in un futuro anche su Marte, legati strettamente a capire la riproduzione in un ambiente che non sia quello terrestre. Tra le mie mani c'è un mini laboratorio di taglia 2 unità CubeSat per effettuare autonomamente degli esperimenti di microgravità. Questo mini laboratorio lo utilizziamo nel progetto OvoSpace per portare avanti l'esperimento della Sapienza. Il vantaggio è che ha dimensioni molto piccole, ma comunque riesce a effettuare sperimentazioni che, se le dovessimo effettuare a terra, ci vorrebbe una stanza di 10 metri quadrati. Quindi in solo invece pochi centimetri è possibile effettuare sperimentazioni che a terra costerebbero molto, molto di più. È un prodotto made in Italy, made in Campania, made in Naples.